con un breve concerto di due pianisti materani, Miriam Cosola e Domenico Di Minno, che eseguiranno rispettivamente delle musiche di Debussy, Jardin sous la pluie e Albéniz, Albaïsine. Al concerto seguirà poi la premiazione degli autori dei racconti. Buon ascolto. Thank you.
definizione del premio letterario Nergheia. Io vi tratterrò solo per qualche minuto, giusto per illustrarvi un pochino qual è stata l'idea che ci ha spinti a fare questa iniziativa. L'idea che ha spinto l'associazione Nergheia ad istituire il premio letterario a Matera è nata dalla constatazione, da un lato, di una relativa assenza di iniziative culturali in grado di evidenziare. Comunque il premio, giusto per schematizzare, si è articolato in quattro fasi. La prima fase ha visto la pubblicazione del bando e quindi mesi successivi si è arrivati quindi alla raccolta come seconda fase degli elaborati pervenuti. La terza fase invece è stata caratterizzata dalla lettura dei racconti pervenuti effettuata da un comitato di lettori scelti tra abituali lettori di romanzi. Questo in collaborazione con la libreria dell'Arco, con Giovanni Moliterno in particolare. C'è stato di molto aiuto. E 10 lettori intanto va un sentito e sincero ringraziamento per questa collaborazione prestata. Il compito del comitato è stato quello di operare una prima, diciamo, selezione dei racconti. Infatti i primi 5 racconti a disposizione intanto i libri e quindi tutta la sua esperienza. Michele Colonna per Colonna Arredamenti e il Carmiere Rabbite per Tussassi. Grazie. Consentitemi di dire in pochi minuti qual è stato per me il significato della partecipazione a questa giuria, la giuria di questo premio promosso da questa associazione che io non conoscevo e che mi pare ricca di energie, il nome è azzeccato, è ricca di progetti. Io non sono un letterato, non sono un ritrattato di valutare solamente delle esercitazioni letterarie, magari delle opere prime di autori, di scrittori o aspiranti scrittori, così come non si tratta stasera di laureare nuovi grandi scrittori, può darsi che tra i nostri premiati, i nostri concorrenti ci siano pure dei futuri scrittori, ce lo auguriamo, ma si trattava, io credo, di segnalare all'opinione pubblica un tipo di iniziativa destinata a promuovere una nuova forma di partecipazione, che non è soltanto una partecipazione letteraria, non è soltanto lo stimolo a scrivere o a esprimere quello che abbiamo detto. E quello che mi pare di dover rilevare, segnalare, è appunto questa, credo, rinnovata, rinata voglia di partecipazione. Ecco, a me piace non esaltare il momento della invenzione letteraria, della cultura letteraria, del voler scrivere, ma piuttosto direi il momento culturale, consentitemi anche di dire civile e politico, che è più profondo, è più implicito, è più nascosto nell'iniziativa. Da questo punto di vista dobbiamo esserne contenti. Noi abbiamo bisogno di un recupero di partecipazione ad ogni livello e soprattutto abbiamo bisogno di un recupero di partecipazione dei giovani, perché noi siamo in una fase nella quale o recuperiamo la partecipazione dei giovani, il loro impegno civile, oppure dalla nostra crisi non usciamo o usciamo male. Quindi queste iniziative si devono salutare con grande favore e devono essere considerate, io credo, come la spia di questo rinato senso dell'impegno civile, culturale e della partecipazione. Abbiamo sentito poco fa che singolarmente, ma forse non troppo singolarmente, la risposta degli ambienti scolastici a questa iniziativa è stata carente. Ecco, io non voglio adesso innescare delle polemiche. Dicevo non troppo singolarmente, la cosa non mi stupisce molto. Non mi stupisce molto perché il modo di fare cultura, non soltanto il modo di fare letteratura, il modo di stimolare la partecipazione che ancora oggi si adotta nella scuola italiana, mi pare largamente superato. La scuola italiana non riesce a star dietro a questa esigenza di attivazione delle migliori intelligenze, delle migliori forze, a cominciare dai contenuti, a
a cominciare dei programmi. La scuola italiana, per esempio, non promuove, non incoraggia, non favorisce la lettura, perché essa è rimasta arcaica in moltissimi suoi aspetti. Noi continuiamo a studiare le stesse cose che si studiavano 40 o 50 anni fa. Quindi non mi stupisce affatto che la creazione degli ambienti scolastici sia stata insoddisfacente, deludente. Allora ben vengono gli spazi alternativi di esercizio della cultura, alternativi alla scuola. Se la scuola non è in condizione di rinnovarsi al punto da offrire questi spazi, vengono altri spazi, vengono le associazioni culturali, ben vengono le attività che non sono più integrative, ma diventano appunto sostitutive e integrative, perché abbiamo bisogno di uscire dalla passività nella quale i giovani sono caduti da parecchi anni a questa parte. Chi come me fa il mestiere di insegnare, quindi sta sempre a contatto con i giovani, sa che da troppi anni a questa parte i giovani sono caduti in una situazione, in uno stato d'animo di passività assai preoccupante, da cui i migliori escono solamente facendo lettura, associazionismo, eccetera, volontariato, ma ad un livello appunto che è in ogni caso in qualche modo una forma di iniziativa privata, a cui ricaduta pubblica, fatta eccezione per il caso esemplare del volontariato, risulta carente. Ecco perché bisogna tornare su un elemento della partecipazione e, ripeto, mi auguro che iniziative come queste rappresentino un segnale del necessario recupero di partecipazione culturale e civile dei nostri giovani. Grazie. Allora, adesso passiamo alla consegna dei premi di partecipazione per i racconti che non sono arrivati finalisti, e preghiamo ciascun autore, oppure man mano che sarà chiamato, oppure se non ci sono direttamente gli autori dei loro parenti, non so, di venire qui per ritirare i libri che la Libreria dell'Arco ha messo a disposizione e offerto molto gentilmente. L'elenco noi abbiamo fatto un elenco e chiamiamo in ordine alfabetico, non certamente in ordine di merito. E consegnerà i premi il dottor Felice Di Sante, che è un membro dell'associazione. Allora, cominciamo con Michele Cappiello, che è un autore materano e ha presentato il racconto Io e Vito. Poi c'è Maria Pia Ebreo, materana, che ha presentato invece il racconto Compagnie. Antonio Nicoletti, materano, che ha presentato il racconto L'ultimo giorno di Valdo. Bianchi.
giovani uomini ad ascoltare storie alle dottrine. Adesso mi sembra giusto, visto che Margherita è qua, che lei ci dica un pochettino qualcosa di lei, come ha scritto questo racconto. Praticamente il problema è che io prendo le cose un po' a volte alla leggera, però capita che poi mi capitano queste soddisfazioni qua, però capita. Io volevo fare una domanda. Volevo sapere, tutto il racconto l'avevi già preparato, cioè era una cosa che tu già avevi pronta, oppure adesso il bando di concorso o devo semplicemente scriverlo? No, io incontrate strada che mi propose di partecipare a questo concorso. E niente, un sabato e una domenica, un sabato sera, il gente faceva e l'ho ritoccato la domenica. No, no, non è la prima. È la seconda volta. Io non è che proprio improvvisata. Al
professor Mario Manfredi, che è praticamente il presidente della giuria, perché ci legge le motivazioni della giuria appunto per questo argomento. Secondo Vinita Pomarici, attraversato da un pervasivo e inquietante senso dell'attesa, del misterioso e della compenetrazione come natura in un mondo immaginario, in cui i protagonisti, animati o no, si muovono muti ed impenetrabili, intenti a gesti e percorsi rituali e somenni, mentre chi racconta sembra cercare un dialogo e inseguire una speranza. Questa vena surreale costituisce una suggestiva invenzione letteraria che sorregge la narrazione ed è articolata in una scrittura piana e un linguaggio attento ai dettagli e all'impressione, tanto da potersi definire fotografico. Una palla di porto e un libro, che premia il dottor Mario Livelli. Sono il tema dominante di questo racconto, dove il protagonista cerca disperatamente un dialogo amico, più che con gli uomini, con gli astri e le stelle, forse più capaci di capirlo. Ora è comunque difficile raggiungerli per confondersi e immergersi in esse. Tale difficoltà non lo dissuade però dal suo intento. Allora, anche la Rita, giusto due parole su non ti dico sul racconto, sull'idea, magari quando l'hai scritto, e poi quello che fai nella vita. Io ho scritto questo racconto molti anni fa, insomma avevo 18 anni quando l'ho scritto, ed è il mio primo racconto, quindi diciamo che ho scritto di pochi altri intenti in questo senso. E mi fa molto piacere una cosa che mi ha colpito della motivazione e immagine, quella della fotografia, una specie di fotografia. Infatti per me più che altro questo racconto è un po' un quadro, è molto visivo più che altro, ed esprime diciamo il bisogno di comunicare, di ricercare forse un fondo dentro di sé qualche cosa. Di crudo realismo da una parte, recuperi e incantamenti della memoria dall'altra, unificate da un livello più profondo dalla riflessione del mio narrante sul proprio vissuto, da una presa d'atto della propria identità esistenziale costituita e ricostituita, e da una trascrizione priva di infringimenti delle proprie reazioni di fronte al dolore, alla corruzione del corpo, alla morte. Uno stile spezzato ma lessicalmente rigoglioso e corrispettivo letterariamente riuscito in una materia così difficile. La discussione sarà consegnata oltre alla targa, sarà consegnata alla targa del corpo e oltre alla targa di Spezza, anche un viaggio con alloggio naturalmente la fiera del libro Castello del Gioioso a Pavia. Della propria madre in una lunga ed estenuante notte in cui ricordi e i pensieri in un giusto equilibrio tra terrore ed angoscia si rincorrono nella mente del ragazzo come un incubo fino a quando una frase della madre non pone fine a queste sue allucinazioni. Due parole fa importanti sul racconto, poi soprattutto volevo sapere, ti aspettavi di vincere? Non aspettavo di vincere. Comunque sul racconto sì, hai detto bene, il senso è quello, volevo cercare di unificare due piani che diciamo abitualmente vengono affrontati in quanto tecnici, cioè tra
rapporto tra la tenerezza, tra madre e figlio, tenerezza e un po', diciamo, trasgressione, che poi era chiuso proprio era chiuso nel finale. Questo è il senso che io posso dare, che ovviamente chi legge può interpretare anche in un'altra maniera, oppure in maniera, diciamo, complementare e più completa, certamente. Non è mai un monologo che fa interazione, mi sembra di grazie. L'associazione Energeia e la libreria dell'Arto fanno omaggio di una pubblicazione. Quindi per il dottor Mario Livelli, una pubblicazione di Leonardo Benevolo, La città nella storia d'Europa, che consegneremo. Manfredi, Massimo Montanari, La fama e l'abbondanza, storia dell'alimentazione in Europa. Per chiudere la serata, intanto l'associazione si sente di voler ripetere questa iniziativa che ha visto interessati diverse decine di persone all'interno dell'associazione e fuori. Comitato dei lettori, la giuria stessa, le tante persone che ci hanno aiutato e sostenuto in questo periodo. Un particolare ringraziamento va anche all'autore del quadro sulla mia sinistra. Inaugurerà una mostra di un socio di Energeia, cioè Gaetano Plasmati, una mostra sullo Yemen. Questa mostra potrà essere visitata tutti i giorni, la mattina dalle 11 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 17 alle 20.30 presso i locali di via Fiorentini, sede dell'Onyx. Sì, praticamente io potrei chiudere così la serata, a meno che qualcuno non voglia intervenire, ma questo è giusto per... Se nessuno va benissimo così, allora vi ringrazio tutti, alla prossima volta. Grazie. Abbiamo molti di che mi davano delle caghe nel bravo, invece che mi fanno le fatto camminare di massa.